bentornati di nuovo nel mio canale. Allora, il video di oggi, come avete visto scritto dal titolo, sarà il video dei prodotti preferiti del periodo. Ho fatto una selezione sia di prodotti make up che di prodotti beauty, ve ne volevo parlare perché per me sono prodotti in questo periodo assolutamente così, pollice in su, sono prodotti top che sicuramente ricomprerò. Allora, ripeto, sono prodotti beauty, prodotti make-up, più c'è un prodottino soltanto che riguarda, diciamo, la casa e di cui vi parlerò però solo alla fine. Allora, comincio subito con un prodotto di skincare che ho preso da Eurospin ed è lo struccante bifasico di Fior di Magnolia. Allora, di questo struccante qui io ve ne ho, ma proprio così, en passant, ve ne ho parlato nel video spesa, l'ultimo che ho fatto quando vi feci vedere appunto che svuotando la spesa avevo comprato questo. È passata più o meno una settimana e devo dire che questo struccante bifasico mi piace veramente tanto, così tanto che lo sto mettendo un po' alla pari con quello di Garnier che si chiama il Sensitive Essential, mi sembra, e questo però a parità di qualità e a parità di prezzo è assolutamente più conveniente. Sono 150 ml di prodotto, mi sembra di averlo pagato su 1,19 euro, 1,29 euro, non mi ricordo di preciso. È fantastico perché scioglie qualunque tipo di trucco, anche il waterproof. Io considerate che negli occhi, quando la sera mi vado a struccare, ho un po' di difficoltà a togliere il mascara perché ne metto tantissimo. E questo lo toglie tranquillamente, senza andare a sfregare più di tanto gli occhi, lo toglie bene, senza nessun problema. Io lo utilizzo solo sugli occhi, eh. Sapete che gli struccanti bifasici si potrebbero usare anche su tutto il viso, però a me la parte oleosa non mi piace assolutamente utilizzarla nel viso, per cui la utilizzo solo nella parte, insomma, degli occhi. E delicato, non brucia, soprattutto questa è la cosa importante, perché io nel corso della mia vita di struccanti ne ho provati veramente tanti, ma alcuni, la maggior parte devo dire, mi fanno bruciare gli occhi, questo assolutamente no. Quindi struccante bifasico Fior di Magnolia, si trova da Eurospin, super consigliato e per me è un super preferito del periodo assolutamente. Così come è un super preferito del periodo questo prodottino di Aveda, lo Smooth Infusion, è una crema da applicare sui capelli bagnati dopo che vi siete lavati i capelli, li avete tamponati con l'asciugamano. Andate a mettere questo prodotto, io lo applico per esempio sulle punte perché sono la zona per me più secca e la zona che comunque mi piace andare a lisciare, quindi ultimamente poi sto facendo la piega quasi sempre liscia, per cui vado ad applicare una noce di questo prodotto sulle punte e poi vado a fare la piega con il phon. Devo dire che i capelli si proteggono molto dal calore del phon, la piega rimane, soprattutto la piega liscia, insomma un ottimo prodotto. Quindi se avete un salone Aveda vicino casa, interessatevi, Smooth Infusion. Poi magari vi lascio giù nell'info box tutti i nominativi dei prodotti che vi sto facendo vedere. Sempre rimanendo nell'ambito dei capelli, tra i preferiti inserisco anche questo, che è il Fructis, è uno shampoo secco, il Cucumber Fresh, è uno shampoo secco tradizionale, quindi si spruzza a circa 20 cm di distanza dalla cute, si lascia agire per un paio di minuti e poi si va a spazzolare. La differenza fra questo shampoo secco qui di Garnier e l'altro che ho sempre utilizzato via via nel corso della mia storia dei capelli, insomma di shampoo secchi ne ho sempre utilizzati abbastanza, l'ultimo che avevo utilizzato, che non mi ricordo però assolutamente il nome, comunque era un flacone sempre così verde, che si trova sempre al supermercato, però veramente adesso mi sfugge il nome, aveva la particolarità rispetto a questo di avere un odore che non mi piaceva e lasciava i capelli veramente impolverati, come se avessi sopra la farina, non so spiegarvi, una sensazione che non tanto gradevole. Mentre questo qui, oltre che avere un buon profumo, lascia i capelli veramente morbidi, non impastati, non polverosi, quindi mi piace veramente tanto e quindi l'ho inserito giustamente nella lista dei preferiti del periodo perché sarà più o meno un mesetto e mezzo che l'ho acquistato. Altro prodotto per la cura del corpo, e questo devo dire che è stata una piacevolissima sorpresa, è lo snellente spray Use and Go della Somatoline Cosmetic. Allora, perché una piacevole sorpresa? Perché fra tutti i vari snellenti che io ho provato nel corso degli anni, anticellulite eccetera eccetera, mi sono sempre ritrovata a dover applicare questi prodotti o alla sera prima di andare a letto, perché altrimenti mettendoci sopra i vestiti
ero tutta appiccicosa, ma anche prima di andare a letto non mi piaceva comunque la cosa perché mi si appiccicavano tutte le lenzuola. Insomma, questo invece è un prodotto che secondo me è straordinario perché lo andate ad applicare, lo massaggiate e, come c'è scritto qui, applicazione rapida, permette di rivestirsi subito, è assolutamente vero perché lo applicate, lo stendete, lo fate assorbire, nell'arco di un minuto la vostra pelle è completamente asciutta, potete mettervi calze, pantaloni, potete andare a letto, potete fare ciò che volete perché veramente la pelle è asciutta. Quindi non so dirvi sinceramente da un punto di vista di prestazione questo prodotto come sia, perché qui c'è scritto che andrebbe utilizzato per almeno 4 settimane una volta al giorno. Io ho una settimana che lo utilizzo, quindi veramente gli effetti non so dirvi se sono positivi, se sono negativi. Per ora non vedo grandi risultati, ve lo dico, insomma. Però, insomma, magari fra 3 settimane, quando saranno passate le prime 4 settimane, saprò anche dirvi se c'è stato, diciamo, uno snellimento generalizzato della silhouette, come c'è scritto qua. Quindi anche questo prodotto che inserisco tra i preferiti, lo snellente spray Use & Go della Somatoline. Passo ai prodotti make up. Allora, tra i prodotti make up che ho inserito tra i preferiti ho messo 2 illuminanti. Ebbene sì, ho messo 2 illuminanti perché veramente mi piacciono da morire e li alterno una volta uno, una volta l'altro, però li uso veramente tutti i giorni. Il primo che vi faccio vedere è questo qui della I Love Makeup, I Heart Makeup, non ho mai capito come si dica. Comunque è questo illuminante che in questo preciso periodo si trova da OVS, perché lo sapete che OVS ha messo questi prodotti qui, ha messo tutti quelli della Makeup Revolution, ed è questo meravigliosissimo illuminante qua, golden, è completamente dorato, ma fa una luce pazzesca. Cioè, mi piace da morire, secondo me questo è molto molto meglio del Mary Luminizer, The Balm, lo amo, lo adoro, non so come dirvi, insomma, fa una luce strepitosa. Da videocamera ovviamente non rende perché tra le luci che ho dietro non credo che si veda nulla, ma veramente messo sui punti giusti, quindi tipo qui, sul naso, sull'arco di Cupido, vi regala una luce fantastica. A me piace veramente tanto, l'avevo visto via via nei vari siti di Cosmetic for Less, su Makiyaya, però poi insomma quando l'ho visto ho detto ma qui non ci sono nemmeno le spese di spedizione, quindi me lo prendo, e ho fatto veramente bene, anche perché poi costa 5,99 euro, quindi diciamo che si poteva tranquillamente fare. Il secondo illuminante che vi faccio vedere, che anche questo mi sta piacendo da morire, appunto vi dicevo, un giorno utilizzo uno e un giorno utilizzo l'altro, è il Prismatic Rainbow di Essence. Ormai questo illuminante qui l'avete visto un po' recensito da tutti, anche su Instagram io stessa feci un post, ma ho visto che di post di questo illuminante ce ne sono tantissimi. È molto 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 bello, non so come altro potervelo dire, eccolo qua. Come vedete ci sono tutti i colori dell'arcobaleno, si va dall'azzurrino al giallo, al rosso, al pescato. Allora, potete usare questo illuminante in 2 modi: prendendolo dall'alto verso in basso, quindi prendendo tutti e 4 i colori, altrimenti potete utilizzarlo anche per creare dei punti luce sulla palpebra, in questo punto dell'occhio, insomma potete andare ad utilizzare i singoli colori. Per esempio io l'altro giorno ho utilizzato il celeste, il primo colore in alto, per creare una base per ombretto, dove poi sopra sono andata ad applicare anche un ombretto in crema. Vi garantisco che è stupendo, perché dà luminosità e colore allo stesso tempo, quindi doppio uso come illuminante, ma se volete anche per creare un gioco di colori sui vostri occhi, insomma. Quindi super super promosso, super favorito, super preferito, super tutto. Altro prodottino che ho inserito proprio di botto dal momento che l'ho acquistato nella lista dei preferiti è il nascondino di Neve Cosmetics, questo qui nella colorazione guava, la 04. Allora, la colorazione 04 guava è in realtà un colore aranciato, quindi specifico per le occhiaie. Io tra i vari colori aranciati che ho per coprire le occhiaie, non ne avevo uno però adattissimo al mio incarnato. Io sono molto chiara, anche se ho delle occhiaie abbastanza pronunciate, però mi serviva un correttore aranciato che fosse non tantissimo aranciato, che quindi
si vedesse troppo. Questo è perfetto, è un aranciato giusto, medio per il mio incarnato, quindi super promosso, favorito e preferito del periodo assolutamente. Passo agli ultimi tre prodotti make up, poi vi faccio vedere il prodotto invece per la casa che ho detto che vi lascio in fondo. Allora, questa matita qui di Wycon, che è in realtà un eyeliner in matita, Long Lasting Eyeliner, nella colorazione 09 Mineral Green, è questo bellissimo punto di verde, è un verde acqua in realtà, molto bello, vi faccio vedere qui, che io sto utilizzando tantissimo, tra l'altro in combo con l'eyeliner della stessa identica colorazione, sempre di Wycon, e veramente è bellissimo, vedete? Vedete che bel verde acqua intenso, poi la bellezza di queste matite che si sfumano, che è una meraviglia. Quindi io che non sono molto pratica nel mettere l'eyeliner, che non mi piace avere un rigonetto, io applico questo e poi vado a sfumare con un pennellino e vi garantisco che è stupendo, veramente una matita stupenda. Altro prodotto che ho inserito tra i preferiti è un pennello, questa volta è un pennellino di Essence che è per il camouflage, quindi un pennello da correttore, ed è esattamente questo pennellino qui. Allora, pennelli di questo tipo io ne ho tantissimi, sinceramente ne ho tantissimi, alcuni di loro l'ho utilizzati anche come correttore, come pennello per correttore, ma vi garantisco che questo pennellino è stratosferico perché applica il correttore in questa zona qui, appunto nella zona delle occhiaie, in maniera perfetta. Io poi lo utilizzo anche in questi punti qui per andare a schiarire diciamo i punti più scuri che si vengono a creare, lo utilizzo insomma in vari punti. È adatto, è molto versatile, ha le setole un po' spumose ma allo stesso tempo belle compatte, per cui un pennellino veramente che poi, per quanto l'ho pagato, mi sembra 1,79€, una cosa del genere, vale veramente la pena prenderlo, è molto buono. Ultimo prodotto make up che vi faccio vedere, questa volta di Kiko, è un rossetto, anzi in realtà sarebbe un lip balm, ed è questa colorazione qua, bellissima, è un marrone prugna praticamente, ha queste note di marrone e di prugna, è bellissimo, io lo sto utilizzando tanto tanto tanto. A me sapete che mi piacciono i rossetti cremosi, che lasciano le labbra morbide, eccolo qua, non so se riuscite a vederlo, sono sempre abbastanza imbranata nel farvi vedere i colori da videocamera. Comunque sapete che, per chi mi segue sa che io non amo tantissimo i prodotti che seccano le labbra, i prodotti che rimangono lì per troppo tempo, che mi fanno sembrare queste labbra rinsecchite. Non mi importa se il rossetto dopo un po' se ne va, lo riapplico, questa è un po' la mia filosofia del rossetto, per cui questo veramente fa al caso mio, perché è bello pigmentato, però nello stesso tempo stra idratante, per cui insomma nelle labbra sta veramente bene, anche se dopo un po' se ne va, ripeto, lo riapplico e li finisce, insomma. Allora, questa è la colorazione 07 Blueberry, per chi fosse interessato, insomma l'ho preso da Kiko circa un mesetto fa, quindi si dovrebbe trovare ancora. I prodotti make up e beauty sono finiti, vi faccio vedere l'ultimo prodotto che è per la casa, ed è la mia nuovissima e pesissima Yankee Candle, eccola qua, questa qui, che è praticamente la Driftwood. Allora, questa dovrebbe essere una profumazione nuova, infatti c'era anche il nastrino new che girava tutto giro giro, l'ho presa la settimana scorsa. E l'ho presa tra l'altro con il 30% di sconto, perché Yankee Candle per la settimana della festa della mamma faceva appunto il 30% su tutte le varie Yankee Candle, sia dalle giare piccoline a quella grande come questa, sia le tartan, insomma c'era il 30% ovunque. Ho deciso di prendere questa, sapete che adoro le Yankee Candle, chi non le adora, hanno una profumazione stupenda e anche questa è veramente meravigliosa, mi ricorda, non lo so, il mare, mi ricorda la spiaggia, non vi so dire, cioè quando l'ho sentito è stato amore a prima vista, anzi a primo naso, devo dire la verità, e quindi l'ho presa. Poi insomma, sfruttando il 30% di sconto, l'ho pagata mi sembra 20 euro anziché 29, quindi insomma ci poteva anche stare. Eccola qua, la mia Yankee Candle gigante.
Allora, con la Yankee Candle gigante io vi saluto, il video dei prodotti preferiti finisce, io vi mando un bacio grandissimo e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!